Sono proprio contento oggi che oltre ai bambini ci sono genitori, insegnanti e tanta gente della nostra città che in questa circostanza viene così a onorare la chiusura, almeno per noi, delle festività della festa dell'Unità. Noi lo facciamo aprendo il Museo del Risorgimento, che è una cosa a cui abbiamo cercato di arrivare proprio al termine del nostro mandato. Se aspettavamo ancora un po' eravamo già fuori, quindi riusciamo proprio in zona Cesarini. Come voi sapete, tanti desideri, tante speranze hanno difficoltà a concretizzarsi. Questa è una di quelle che ci è riuscita. Ora io però volevo dire che accanto a quello che vedrete dopo, vedrete che sarà una cosa veramente bella e interessante, che poi vi illustrerà bene l'assessore ai lavori pubblici, che l'ha seguito veramente con passione e con tanta dedizione. Io volevo solo fare presente a voi il fatto che in questo palazzo, che in cui voi entrate di nuovo dopo molto tempo, si sta realizzando un'opera di ricostruzione, cioè di recupero globale, integrale. Avete visto all'esterno il palazzo rimesso a nuovo, ma io ho il pensiero di dirvi che oltre la parte che vedrete qui, tutto questo palazzo sarà riorganizzato, ristrutturato, e presto lo restituiremo alla sua bellezza originaria. Io già 20 anni fa ho iniziato questo lavoro, eravamo portati a termine in una parte. Se voi ricordate, al di sopra ci sono dei saloni bellissimi dove si potrà fare musica, concerti, attività culturali di vario livello, anche attività di rappresentanza. Parlo di quella rappresentanza non per noi, ma per i visitatori che vengono dall'esterno. Un luogo di accoglienza, un luogo in cui per il quale siamo orgogliosi. E sono particolarmente contento perché proprio di fronte a noi c'è Palazzo Mazzetti, che voi spero abbiate già visitato, e se non l'avete fatto andateci, perché le 7 meraviglie, se così possiamo dire, una cosa magnifica. Questi due palazzi fanno parte, completamente riorganizzati, però là è già finito, questo in fase di allestimento, di quel recinto dei nobili, quel diciamo quadrilatero della cultura che la città di Asti può vantare. Ve lo voglio ricordare brevemente: se partite da Piazza Roma, completamente nuovo, bello, con quel giardino magnifico che grazie anche alla fondazione è stato reso la città, venendo il Palazzo Mazzolo, Palazzo Mazzetti, adesso anche il Palazzo Mazzolo dall'altra parte dell'archivio storico, ma anche la nuova biblioteca, voi sapete, forse qualcuno di voi è già entrato, che si sta rimettendo, raddoppiando, anzi triplicando gli spazi della nuova biblioteca, vecchia e nuova, con il Palazzo del Liceo Classico, che si sta rimettendo nuovo, anzi scendete di qua, se volete fare un giro, vedrete anche come verrà la vecchia biblioteca. Quindi tutta questa zona è veramente bella e è un posto da visitare, anche da far visitare gli altri. E poi ci sono anche delle parti che subito, andando vicino alla cattedrale, qui c'è il Museo Vescovo, dove stanno facendo un lavoro altrettanto stupendo proprio, dove stanno recuperando parti sotterranee e dei luoghi di bellezza e di intrattenimento culturale degni delle più grandi città. Quindi dobbiamo essere anche orgogliosi di queste cose che fanno parte del nostro patrimonio. Quindi io ringrazio veramente tanto tutti voi che avete voluto oggi venire qui a onorare la città e il lavoro che è stato fatto in queste circostanze. Quindi benvenuti a tutti, grazie ai bambini che allietano sempre con la loro presenza su un appuntamento ormai consueto per noi. E do la parola subito all'assessore, ma qui vorrei fare una pausa per la procura.